Davide Pozzi, il tagliaerbe, dichiara che la content curation è l'attività più inutile che ci sia. Ha esagerato! Chi non l'ha ancora capito vuol dire che sta dormendo. Ha fatto una sbarrata. Ha ragione? Ha torto? È incredibile quello che lui dice. Ma tu, Robin, tu cosa ne pensi? Ma io sono totalmente a favore di dare man forte a Davide Pozzi. Il tagliaerbe sicuramente la vede in maniera molto diversa da come la vedo io la content curation, ma è proprio perché non stiamo qua su Facebook o su YouTube soltanto per dire «Ah, ma che cazzo dici tu? Ma no, è così, no, è cos'ha?» Cioè, cerchiamo di capirci, di fare proprio uno sforzo letterale per venirci un po' incontro. E quindi, per cercare di non perdere la buona amicizia con Davide Pozzi, ho pensato di mettermi nei suoi panni. Mi sono detto, ma perché mai Davide Pozzi dovrebbe dire una cosa del genere? Cioè, ma non ha nessun senso. Forse invece di dirgli che è un cretino che non capisce niente, ma che diavolo ne sta dicendo, anche perché non mi ha dato prove, non mi ha dato ragionamenti logici, non mi ha dato dati che corroborassero questa sua dichiarazione che la curation è morta, ma detto solo, ma io non ho mai visto nessuno che fa curation che è riuscito ad avere successo, è proprio una cosa che non ha nessun senso, così, senza sostegno. Allora, io penso che se mi metto nei panni di Davide, cosa che faccio molto volentieri, perché ripeto, siamo qua per cercare di capire, non di fare delle battaglie su chi ha ragione o chi ha torto. Dovrebbe essere uno sforzo comune, no? Nel cercare di capire. Quindi, se cerco di capire gli occhiali che indossa Davide, immagino che sono degli occhiali che lui ha indossato leggendo quello che tanti marketer, tanti esperti SEO magari o non SEO, non lo so, e tanti start-upper che hanno messo in campo servizi e tool come il primo che mi viene in mente è Scoop.it, i quali tutte queste persone insieme, senza mettersi d'accordo, pensando di fare una gran furbata, che hanno detto, ma come c'è questa possibilità adesso con tutti i tool e le tecnologie che abbiamo di trovare qualsiasi contenuto, articolo, video che esce da qualsiasi parte su qualsiasi argomento, di poterne prelevare titolo, immagine, contenuto e poterlo ripiazzare da un'altra parte. Allora, se impacchettiamo questa cosa in maniera carina e vendiamo alle persone l'idea che riprendere i contenuti da altre parti, piazzarli in una lista dentro un nostro blog post, oppure fare una rassegna di video che parlano di un certo argomento, sia un modo per risparmiare tempo, non doversi inventare niente, sfruttare al massimo tutto ciò che c'è là fuori e quindi risparmiare pure soldi e di conseguenza avere credibilità, autorevolezza e reputazione, hanno corrotto le povere, ingenue menti di tutti coloro che se bevono qualsiasi cosa perché l'ha detto XY, perché l'ha scritto Giacomo, ma non mi dovete dar retta né a me né agli altri. Cioè, io alle mie conclusioni ci sono arrivato perché sì, mi piace quello che ha detto lui, ok, proviamo, verifichiamo, ma no che me l'ha detto quello, ma perché lo fai? Ma l'ha detto lui, ma, cioè, ma che modo è di fare le cose? Quindi, tornando al dunque, alla curation, tutti coloro che hanno venduto quest'idea che la curation è un modo per risparmiare tempo, soldi, essere autorevoli, diventare il punto di riferimento nel proprio settore, hanno dimenticato, semplicemente, gli è sfuggito, gli è, come dire, si sono distratti un attimo, mettiamola così, e si sono dimenticati di dire la verità.
e cioè che se tu fai quello che dicono loro, in pratica te sputtani per sempre. L'ho già raccontato nella storia di Tom Peak. Tom Peak, poverino, è segnato. Ormai parli di Tom Peak e rido. Non è che posso mai pensare di raccomandarlo, consigliarlo, suggerirlo a qualcuno. E la verità che loro non ti hanno detto è che per poter raggiungere quei risultati di autorevolezza, reputazione, credibilità, raccogliendo contenuti e risorse altrui, è possibile, ma richiede un sacco di tempo, un sacco di fatica, essere estremamente competenti della materia e buttarci quindi dentro ore, giornate, settimane, mesi per creare qualcosa di presentabile ed utile agli altri. Perché se poi non lo contestualizzo, non spiego questa risorsa a chi serve e per che cosa, non do un mio parere, un'opinione, un commento sulle cose che raccolgo, non verifico, non leggo, non sono puntiglioso, certosino nell'andare a controllare che ognuna delle cose che raccolgo sia autorevole, integra, valida, attuale, allora che sto a fare? Sto a fare il furbo. Quindi Davide Bossi dice: guarda che quelli che fanno i furbi dal 2012-2013 usando queste tattiche qua stanno buttando via il loro tempo. Ha ragione? Ha 100.000 volte ragione. Quindi bravo Davide, grazie per aver messo in guardia i tuoi fan e di conseguenza anche i miei.